Allora, il prossimo esercizio quindi è questo qua che si chiama mezzi pubblici, che mi sta un po' antipatico, ma cerco di farmelo piacere lo stesso. Ma sta antipatico non per l'algoritmo, ma perché il file d'ingresso è in un formato scomodo, ecco, da gestire. Allora, cosa dice questo, questo esercizio? La società dei trasporti ha raccolto una serie di dati relativi all'affluenza dei passeggeri sui mezzi pubblici. Va bene, i dati registrati in una giornata su una certa tratta, e la tratta è l'aeroporto di Caselle fino a Torino, sono raccolti in un file di testo, dati aeroporto Torino. Allora andiamo a vedere com'è questo file di testo, CSV, contiene ID, time, poi ci sono delle F strane, e sotto ci sono, quindi questa è la riga di intestazione, quindi questo sarà un ID, questo sarà un orario e poi ci sono dei valori. Andiamo a vedere cosa significano questi valori. I dati riportati su una linea sono il codice autista, quindi l'ID è il codice di un autista che sta guidando. È un codice che probabilmente non è univoco, perché l'autista 12 lo vedete qui, ma lo vedete anche qua sotto, perché ovviamente lo stesso autista può fare più corse. L'ora di partenza dal capolinea della corsa, nel formato ore e minuti, e il numero di passeggeri che sono saliti e o scesi ad ogni fermata. E le fermate sono molte, e quindi ogni colonna ulteriore corrisponde a una fermata. Questa, 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 queste sono tutte fermate diverse. Il numero di fermate di una tratta, e quindi il numero di colonne dei file CSV, non è specificato a priori. Quindi non so a priori quante fermate ci sono su quella tratta. Lo potrò scoprire andando a vedere quante colonne mi trovo nel file, ovviamente. In questo caso ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saranno 9 fermate. La prima riga del file riporta un'intestazione con i campi D e time e poi i codici di ogni fermata. Ah, quindi quelle F che c'erano all'inizio erano i codici delle varie fermate. Quindi le righe sono le A, gli autisti, le colonne sono le F, le fermate. Quindi il numero totale delle fermate della tratta, io aggiungo anche il nome delle fermate, può essere ricavato dall'intestazione, dalla prima riga del file. Quindi leggo la prima riga e da lì capisco quante fermate ho e come si chiamano. Poi leggo il resto del file e avrò le varie corse, di cui conoscerò l'autista e il numero di passeggeri. Il numero di passeggeri, che quindi è il numero che sta all'interno di questo file, tutti questi vari numeri, positivi, negativi o con sta sbarra, si legge in questo modo. I passeggeri che salgono o scendono sono indicati in uno specifico formato. In particolare, per ogni fermata è indicato uno dei quattro valori seguenti. Un numero indica che tot passeggeri sono saliti e nessuno è sceso. Un numero negativo indica che quel numero di passeggeri è sceso e nessuno è salito. Due numeri separati da sbarra indicano che N passeggeri sono saliti e M sono scesi. E un doppio trattino indica che nessuno è salito e nessuno è sceso. Ce l'abbiamo nel file, il doppio trattino da qualche parte? Sì, è qua. Allora, alla fine è un modo contorto per darmi due numeri, quanti salgono e quanti scendono. Nel primo caso, quanti salgono e quanti scendono sono N0, nel secondo caso sono 0n, 0 salgono, n scendono, nel terzo caso sono nm, nel quarto caso sono 00. Quindi io quando leggo il file dovrò fare qualche piccola acrobazia, perché il formato in cui lo leggo è diverso. Ma poi alla fine andrò sempre a memorizzare due numeri interi, quanti salgono e quanti scendono in ogni fermata di ogni corsa. Adesso cosa me ne faccio di tutta questa cosa? Devo guardare un secondo file, denominato database.txt, che contiene i nomi degli autisti e i nomi delle fermate. Vabbè. Codice delle fermate con la A, no scusate, questi sono i nomi degli autisti con la A, e poi i nomi delle fermate con la F.
Se notiamo, i nomi delle fermate sono più di 9. Cioè, sono un insieme di fermate che non è detto che siano contenute nella tratta che sto considerando. È un dizionario di nomi di fermate. Quindi questo direi che non ci dà grossa informazione se non i nomi leggibili degli autisti e i nomi leggibili delle fermate, da associare ai vari codici. Ogni riga presenta il formato codice due punti nome, separati dal carattere due punti, che poi non è vero perché se due punti manca uno spazio, ce lo dovremmo ricordare, il cui codice è un codice autista si inizia con A o di una fermata si inizia con F, e nome è il corrispondente nome, va bene. Notare che il file contiene anche i codici relativi ad autisti e fermate non presenti nel primo file. Allora, adesso finalmente ci dice cosa dobbiamo fare. Lega i due file e stampi a video il nome della fermata da cui sono saliti il maggior numero di passeggeri. In tutte le corse della giornata, chiaramente. Quindi mi sto chiedendo, nella fermata 42, quanti sono saliti? 13 più 13 più 16 più 13 più 3 più 4 più 28 più 29, eccetera. Non conto quanti sono scesi, ma solamente quelli che sono saliti. Beh, questo essendo il capolinea possono solo salire, vedete che non ci sono numeri negativi. Nella fermata 39 salgono 9, salgono 15, salgono 17, salgono 13, salgono 0, salgono 22, salgono 33, scende 1 ma non lo guardo, eccetera, eccetera. Quindi per ogni fermata mi dovrò fare la somma delle persone salite, ignorando le persone scese, e vedere qual è il massimo. Il nome della fermata da cui sono scesi il maggior numero di passeggeri, uguale ma sui passeggeri scesi. La lista dei nomi degli autisti, ordinata in modo decrescente in base al numero totale di passeggeri saliti sul loro mezzo nel corso dell'intera giornata. Saliti, quindi non scesi. In questo caso devo fare anche qua dei controlli però per autista. Quindi l'autista 8 ha fatto salire 28 persone, poi 17, poi 5, poi 33, e qui sono tutti scesi, basta, in questa corsa. Ma poi l'autista 8 ha anche fatto quest'altra corsa, quindi dovrò sommare altri 15, 17, 16, 12 e così via. Per ogni autista farò questa sommettina e vado a vedere quello che è il numero più alto. Ok? Allora, come organizziamo i dati, soprattutto di queste fermate? Perché per l'altro file è facile, perché faccio un dizionario con la chiave codice, valore, nome, fine. Ma questi sono dei dati che dipendono dall'autista, dipendono dalla fermata, e in ciascuna casella abbiamo detto che ho due valori, numero di saliti e numero di discesi, quindi ho due numeri interi, no, magari una tupletta di due elementi, salgono e scendono, no? Se vogliamo. Mi pare che dell'orario non me ne freghi nulla, perché non è mai stato citato nel testo, quindi non mi serve considerarlo, se voglio lo posso leggere, ma posso anche non leggerlo. E una complicazione è il fatto che l'autista compare più volte. Quindi ragionare per fermata è relativamente facile, ragionare per autista un pochino meno. Allora, cosa potremmo costruire? Potremmo costruire magari una lista di tutte le corse. In questa lista ci possiamo mettere il codice dell'autista e poi un'altra lista che contenga i passeggeri per le varie fermate, e di ciascuna fermata metto i valori saliti e scesi. Dobbiamo vedere se ha senso. Proviamo a costruire la lista delle fermate, facciamo finta di costruirla a mano. Sarà una grossa lista. In cui metto la prima, il codice del A012, scusate, una lista di liste,
E il secondo elemento potrebbe essere le fermate. Io qua posso, per ciascuna fermata posso indicare il numero di passeggeri saliti e passeggeri scesi, quindi potrebbero essere 13.0, 13.0, posso metterli come tupla ad esempio. Poi abbiamo 11, 9, meno 1, meno 1, 11, 0, 9, 0, poi io due volte scende una persona, quindi 0, 1, 0, 1, scendono 16, scendono 26, scendono 16, quindi 0, 16, scendono 26, 0, 26. Non ho messo l'ora perché tanto non mi serve. Quindi posso pensare di avere una lista di liste il cui primo elemento sia il codice dell'autista e gli elementi successivi siano tuple, che tante quante sono le fermate, quindi nel nostro caso 9, con il numero di passeggeri. Questo è un modo. Un altro modo potrebbe essere molto simile a questo, ma di separare le fermate in un'altra lista. Fatemelo scrivere così. Metto un paio di parentesi in più. Cioè, in questo caso ho sempre una lista di liste, che però le liste interne sono sempre due elementi. Il primo è il codice dell'autista, e va bene. Il secondo è una lista di persone. Una lista di passeggeri saliti e scesi, nello stesso formato di prima. Devo dire, a me sembra un pochino più pulito questo secondo, se non altro perché queste fermate qua hanno indici che vanno da 0 a 8, mentre qua invece avrei le fermate che iniziano nella posizione 1 e non nella posizione 0, quindi avrò sempre questo più 1, meno 1. Quindi ho la lista che dice, ok, tu sei l'autista, tu sei la fermata, e la fermata è a sua volta una lista. Cambia poco. L'altro modo sarebbe quello di invece riconoscere che l'informazione sull'autista e l'informazione sui passeggeri sono due cose distinte, e quindi non ha molto senso metterle in un'unica lista, perché avremo una lista in cui il primo campo è una stringa e il secondo è una lista. Non è vietato, a qualcuno potrebbe non piacere, e a chi non piace si può fare una lista di dizionari in cui il primo campo è l'autista, il codice dell'autista, e il secondo campo saranno le fermate, o meglio i passeggeri, movimenti, passeggeri, che è questa lista di qui sopra. Mi sembrano tre modi alternativi di rappresentare la stessa informazione. Non ce n'è uno particolarmente più bello degli altri, secondo me. Ciò che è implicito, cioè che non è scritto da nessuna parte, è che queste cose qua corrispondono ai nomi di fermata che sono sulla prima riga. Ecco, questa informazione qua non ce l'abbiamo. Però sappiamo che però l'ordine è quello. Tutto il resto invece ce l'abbiamo qua esplicito. Poi facciamo la 1, la 2, la 3. 3? Ho solo sentito dire di 3. Va bene, facciamo la 3. Io volevo fare la 2, ma vincete voi. No, no, è uguale, non cambia niente. Dai. Semplicemente anziché scrivere 0... scrivo autista, anziché scrivere 1 come indice, scrivo passeggeri, ma è la stessa cosa. Ok, allora questo qui è il primo ragionamento, il ragionamento più importante secondo me, che è quello sulla struttura dati, sulla base della quale adesso andiamo a costruirci la funzione. Allora, leggi dati, nome file, quindi abbiamo detto la facciamo come una lista delle fermate, delle corse in realtà, non sono fermate, perché ogni elemento di questa riga è una corsa,
la corsa può essere all'interno delle fermate. E poi devo, corsa uguale lista vuota, e poi ovviamente nel leggere il file dovrò fare attenzione a leggere anche i nomi delle fermate. I nomi delle fermate che saranno questi qui, i codici, non i nomi, per carità. Ok, allora, leggiamoci il nostro file. Read encoding sf. La prima riga la devo leggere a parte, quindi la prima riga f.readline, e da qua devo estrarre i nomi delle fermate. Le fermate saranno prima riga rstrip del barra n, che non lo vogliamo ovviamente nel nome di una fermata, split sul carattere virgola, sono separati da virgola, e poi devo prendere non tutta, lo split mi dà tutti i campi, io devo buttare via i primi due, quindi dal terzo in avanti, due punti. Vediamo cosa abbiamo fatto. Ok, sì, questa print qua mi ha stampato le fermate che ho letto, ho estratto dalla prima riga. Una lista di stringhe, ci sono tutte, la prima è 42, l'ultima è 13, la prima è 42, l'ultima è 13, ok? La parte facile l'abbiamo fatta, adesso abbiamo il resto, for riga in F, il resto del file, questa print la togliamo, tanto non ci serve. Allora, for riga in F posso estrarre i vari campi, quindi campi della riga uguale riga.rstrip della capo barra n punto split sulla virgola. Nel file non ci sono spazi, cioè è già abbastanza incasinato così, quindi. Allora, di questo file, posso, di questi campi posso estrarre il nome dell'autista, cioè il codice dell'autista, facile, che è il campi di 0. Poi invece per avere i passeggeri dovrò andarmi a prendere uno per uno i campi rimanenti e interpretarli a seconda del formato. Quindi i campi rimanenti li userò per poi creare questa lista di passeggeri man mano che li leggo. Quindi questa lista di passeggeri parte vuota e analizzando i vari campi rimanenti della riga andrò ad aggiungere tante piccole tuple all'interno di questa lista di passeggeri. Quindi vado a iterare sul dato che ho nel file all'interno dei campi dal terzo in avanti. Quindi campi è la riga splittata, no? Campi 2 più, 2 punti, dal 2 in poi vuol dire questa parte di riga qua. Escluso il primo e il secondo campo. Il primo l'abbiamo salvato come autista e il secondo non ci interessa. Quindi abbiamo a questo punto quello che ho chiamato dato, che sarà la stringa che corrisponde al singolo elemento qua dentro. E qua dovrò valutare i quattro casi.
Il primo caso in cui ci sia, partiamo dal caso più strano, il doppio trattino, allora dovrò aggiungere una tupla 00. Ok, allora, se dato è doppio trattino passeggeri.add 00, append, non add, scusatemi. Else, altro caso, quindi il primo caso l'abbiamo gestito. Secondo caso magari da gestire potrebbe essere quello del due numeri separati da sbarra. Quindi se c'è una sbarra dentro, slash in dato, se il dato contiene una sbarra, allora devo separare quel dato nei due pezzettini e prendere i due numerini. Quindi i numeri sono dato.split sulla sbarra. Se c'è la sbarra, a questo punto posso dividere il dato in due numeri e quindi aggiungerò a passeggeri una tupla il cui numero di passeggeri saliti è il primo dei due numeri che ho appena diviso, convertito in intero, int numeri di 0. Il secondo sarà, oh no, sono uscito dalla parentesi sbagliata, il secondo sarà int di numeri di 1. Quindi questa è la tupla. La tupla che aggiungo è questa. Il primo e il secondo elemento di questa tupla sono la parte precedente e la parte successiva alla slash che avevo. A questo punto ho tolto di mezzo il caso dei due numeri, mi rimangono gli altri due casi, numero positivo e numero negativo. Vediamo se è un numero negativo, quindi il dato di 0 è un trattino, allora sono passeggeri scesi, quindi passeggeri append, 0 saliti, e quelli che sono scesi sono int di dato, però senza guardare il segno meno, quindi dal carattere 1 in avanti. Oppure metto il valore assoluto. Finalmente l'ultimo caso è quello del numero positivo semplice da solo, in cui sono passeggeri saliti, quindi sono saliti int di dato, op, e sceso nessuno. Qui ho dimenticato una parentesi. Così. Perché altrimenti sembrano due parametri alla funzione append, invece un parametro solo di tipo tupla. Ok, una volta che ho fatto questo, avrò passeggeri che contiene questa robetta qui, se tutto va bene, mi creo il record e lo aggiungo alla lista. Quindi, dopo questo for qua, il record che rappresenta la cosa sarà autista, due punti, autista, virgola, passeggeri, due punti, passeggeri. E questo lo aggiungo alla lista che si chiama corse. Corse.append di record.
Alla fine di tutto questa funzione restituirà al chiamante due cose, no? Le corse e il numero delle fermate. Return, corse, fermate. Vediamo un attimo cosa abbiamo fatto. Corse, riprendiamo questi valori qua. La fermata l'abbiamo già visto prima, vediamo un attimo. Cosa abbiamo messo dentro questo corse? Dunque mi dà rosso perché? Perché mancano due punti qua. Ok. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Autista a 0,12, passeggeri 13, 13, 11, 9. Quindi sono saliti 4 volte, sono scesi 4 volte, 4-5 volte, che sono questi qui, sì. Poi l'autista A3, 13, 15, 20, 5, poi scesi 2, 2, esatto. Ok, quindi diciamo che dove ci sono i numeri positivi e i numeri negativi li sta mettendo i positivi nel primo campo e i negativi nel secondo, è giusto quello che fa. Andiamo avanti, cerchiamone uno col doppio trattino, che potrebbe essere questo qua della A119, andiamo avanti, dov'è il 119? 3, 43, 34, c'è il doppio trattino e mi ha messo 00, quindi l'ha messo giusto. Andiamo a cercare un caso in cui ci siano le sbarre, quindi A008, quindi vado più avanti, ok. A008 fa 28, 17, 1, eccolo qua, 17, 1, 5, 1, 33, 1, sono giusti. Ok. È stato un po' antipatico, ma l'abbiamo letto. A questo punto, in due minuti ci scriviamo un'altra funzione per leggere i nomi. Abbiamo detto che li mettiamo in un dizionario con chiave, il codice e valore, il nome, che sia della fermata che sia dell'autista. With open nome file. Lettura, encoding, SF, poi riga in file, in F. Allora, io ho questo file database.txt, devo separare questa riga dove c'è i due punti e metterla dentro il dizionario, ok? Quindi i campi uguale riga.rstrip del barra n split dove c'è il due punti e poi dentro nomi, che è il dizionario, ci metterò come chiave il codice, che è ciò che viene prima del due punti, quindi il primo campo, nomi di campi di 0 e come valore campi di 1 ripulito dagli spazi in eccesso. Campi di 1 punto strip. E quindi se anche qua facciamo nomi uguale leggi nomi di database.txt, dovrebbe stampare none, perché non ho fatto il return, scusate. Ok. Semplicemente dizionario che mi mappa il codice sul nome. Ok, a questo punto abbiamo i dati, che in questo caso è stato, diciamo così, la fatica maggiore di questo esercizio.
Da adesso in avanti dobbiamo prendere questi dati e calcolare queste tre informazioni che ci chiede il testo. E le informazioni che ci chiede il testo sono poi queste. Il nome della fermata in cui sono saliti il maggior numero di passeggeri e in cui sono scesi il maggior numero di passeggeri. Vabbè, questo è un calcolo di massimo e di minimo di una sommatoria. Lo possiamo fare direttamente nel main. Quindi io le farei tutte e due insieme. Il nome della fermata in cui sono saliti il massimo dei passeggeri e il nome della fermata in cui sono saliti il minimo di passeggeri. Mi serve stampare il nome della fermata, ovviamente lavoriamo sul codice, il nome lo stampiamo alla fine. Per farlo dobbiamo calcolare il numero di passeggeri saliti in quella fermata o il numero di passeggeri scesi in quella fermata. Allora, per calcolare il numero, questo qua lo possiamo fare iterando sulle fermate, non sul codice della fermata, ma sul numero della fermata, direi, perché col numero della fermata possiamo poi accedere al vettore fermate, alla lista fermate per avere il nome e alla lista delle tuple per avere i passeggeri. Quindi range, len, fermate. Quindi avrò fermata 0. La fermata 0, quanta gente è salita nella fermata 0? Quanta gente è scesa nella fermata 0? Allora, saliti uguale 0, scesi uguale 0, ci andiamo a spupazzare la lista, for corsa in corse, quindi vado una riga per volta e mi chiedo nella fermata 0 quanti sono saliti? 4, poi sono 3, poi 28, faccio questa somma qua, della fermata corrispondente, no? Quindi avrò saliti uguale saliti più corsa. Corsa corrisponde a una riga, la riga per noi è un dizionario. Abbiamo deciso che questo dizionario abbia un campo che si chiama passeggeri, che è la lista. Della lista devo selezionare l'elemento corrispondente alla fermata, la primo, secondo, terzo, quarto tupletta della lista. E di questa fermata, di questa tupletta, vado a prendere il primo elemento, che è il numero di passeggeri saliti. E passeggeri scesi sono la stessa cosa. Ma la fermata 1. Giusto? Quindi itero su questa corsa, cioè la riga. Su ogni riga vado a prendere non il nome della fermata, non me ne frega niente, cioè non il nome dell'autista, non me ne frega niente in questo caso, ma l'elenco dei passeggeri. Dell'elenco dei passeggeri vado a prendere la tupla, la prima volta sarà la prima, la seconda, la terza, quella corrispondente alla fermata che mi interessa, e di questa prendo quanti salgono, quanti scendono e li sommo. Quindi alla fine di questo ciclo for avrò la somma dei saliti e dei discesi. A questo punto magari chiamiamolo diversamente, chiamiamo saliti com'è il testo? Il massimo di saliti e il massimo di discesi, vero? Massimo di saliti e massimo di discesi. Okay. Saliti max e scesi max. Diamogli dei valori inizializzati, quindi saliti max 0, inizializziamoli 0, entrambi, tanto sto calcolando un max, quindi devo partire da un valore basso. E poi confronto, if saliti maggiore di saliti max, allora saliti max
uguale saliti. Poi, idem, scesi, maggiore discesi max, scesi, uguale, scesi max, uguale scesi. Attenzione a non mettere un else qua, eh? Non è un elif, sono due if separati. È un errore che vedo spesso ogni tanto. Perché quello stesso valore potrebbe sia massimizzare i saliti che i discesi. Non è che se ho massimizzato quelli che salgono o quelli che scendono, automaticamente non sono più il massimo. No? Quindi sono due test separati. Stiamo in realtà facendo due cose diverse, una sui saliti e una sui discesi. Per comodità le abbiamo messe nello stesso ciclo for, quando potrebbero essere invece fatte in modo totalmente indipendente. E quindi alla fine di questo ciclo for avrò il valore massimo, questo qua non va qui ma va qui. Dopo questo ciclo for, dove ho fatto la sommatoria delle varie fermate, vado a chiedermi se questa sommatoria è maggiore o minore di quella delle fermate precedenti. Quindi avevo sbagliato, non è indentato qua, ma è indentato qua. No? Questi controlli si fanno sul valore finale di questa somma. Quindi questo ciclo for calcola le somme, questo if calcola i massimi che dipendono da quest'altro ciclo for, che dipende dalla fermata. Alla fine di quest'altro ciclo for avrò il numero massimo di saliti e il massimo di discesi. Non so qual è la fermata perché non me la sono segnata, ma me la segno subito. Fermata saliti max uguale fermate di fermata. E fermata scesi max uguale fermate di fermata. Cioè, nel momento in cui trovo il nuovo massimo, mi ricordo il nome della fermata in corrispondenza della quale ho trovato il massimo. Fermata, ricordiamoci, che è l'indice con cui stiamo guardando le varie colonne. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ho trovato il massimo nella colonna 5, che era la maggiore di tutte, allora mi salvo anche il nome della fermata in cui ho trovato il massimo dei saliti o dei discesi. Quindi se non ho sbagliato questa parte di codice potrò dire con una certa certezza che la fermata con il massimo di saliti è fermata saliti max e fermata con il massimo di scesi è fermata scesi max. Vediamo un po' se è vero. F042, F013, nell'esempio cosa mi dice? Mi dice aeroporto di Torino Porta Nuova, perché lui mi stampa i nomi e non il codice. Vabbè, facile stampare i nomi perché basta andare ad accedere al mio dizionario dei nomi. Tra parentesi, ma aveva anche stampato quanti erano saliti e quindi lo possiamo mettere, ci costa poco mettere visto che ce l'abbiamo, saliti max e il numero dei scesi. Eccolo qua, 1626 aeroporto, 1755 Torino Porta Nuova, che corrisponde a questo. Una volta che avevamo i dati è stato relativamente facile, basta solo non perdersi perché sono i dati sono un po' strutturati a tre livelli, quindi l'ultima richiesta dell'esercizio, sto un pochino sforando il tempo ma così lo concludiamo, poi vi lascio respirare, è la lista dei nomi degli autisti ordinata in modo decrescente in base al numero totale di passeggeri saliti sul loro mezzo nel corso dell'intera giornata. Cioè alla fine devo stampare
Gli autista, numero di passeggeri saliti. Autista, numero di passeggeri saliti. Ma per ogni autista dovrò fare la somma dei passeggeri saliti in tutte le fermate di tutta la giornata. L'unica cosa scomoda è che lo stesso autista può comparire più volte. Quindi nel fare queste somme a volte lo vedrò una volta, a volte dovrò aggiungere i valori alla cosa precedente, al valore precedente. Allora in questo caso, magari lo faccio dentro una funzione, non direttamente dentro il main, mi calcolo la lista dei passeggeri per autista. Quindi facciamo una funzioncina in cui fare questa cosa qua. Def calcola lista per autista o passeggeri per autista. A cui basta semplicemente le corse. Allora, come posso memorizzare questi dati? Io li memorizzerei in un dizionario chiave autista, valore, numero. Un semplice dizionario, chiave autista, valore, numero di passeggeri. Userei un dizionario proprio perché lo stesso autista si può ripetere più volte e quindi vado ad aggiungere. Okay? Quindi in questo caso posso avere passaggi, diciamo così, chiamiamo saliti. Saliti uguale a un dizionario vuoto. Vado a spassolarmi le corse, for corsa in corse. Per ogni corsa dovrò calcolare un valore che poi andrà sommato a quell'autista lì, alla voce del dizionario di quell'autista lì. Allora, prima mi calcolo il valore, tot uguale 0, chiamiamolo, totale uguale 0. Valore che cos'è? La somma di tutte le tuple di quella corsa lì, ovviamente solamente il primo componente della tupla, cioè il numero dei saliti. Quindi sarà for tupla in corsa di passeggeri. La corsa di passeggeri è la lista. Faccio un for, mi dà gli elementi di questa lista che sono le tuple, t uguale t, tot uguale tot più t di 0. T è il singolo item della lista passeggeri che è una tupla, quindi prendo il primo elemento della tupla. Questo totale lo dovrò assegnare o sommare all'autista in corso, quindi dovrò decidere se l'autista l'ho già visto, if autista, dov'è l'autista? L'autista è corsa di autista. Se ce l'ho già, devo sommare. Quindi saliti, senti, facciamo una variabile così non diventiamo scemi a scrivere la stessa cosa tante volte. Allora, vuol dire che saliti di autista sarà uguale a saliti di autista più tot. Altrimenti saliti di autista sarà uguale a 0. Tot. 0 più tot. Perché è la prima volta che lo vedo. Vediamo un attimo cosa abbiamo fatto. Corse, giusto?
Ok, mi dice A12 avrà 296, A03 335, A41 289, eccetera, eccetera. Vediamo un attimo se è vero che A12 è 296 nella soluzione, non so chi è A12, può essere questo. Lo vediamo poi con i nomi. Allora, adesso ho i dati, devo ordinarli, però purtroppo ho un dizionario e devo ordinare per valore. Vabbè, non è molto complicato, questo è un dizionario molto semplice, chiave, una chiave e un valore, quindi posso usare items per avere una lista di tuple, di cui il primo elemento sia la chiave e il secondo sia il valore. E una volta che ho una lista di tuple, ordino per il secondo elemento di questa lista, che è il valore. Quindi avrò saliti ordinati, farò saliti che è il dizionario, uso items per avere items, per avere la lista di tuple corrispondenti agli elementi del dizionario, questa lista la ordino, ovviamente con la funzione sorted, perché lei è un dizionario, quindi non può essere ordinata direttamente, con chiave, il primo elemento di questa lista è la chiave, è il nome dell'autista, non mi serve, il secondo elemento è il numero, è quello che mi serve, quindi anche qua posso usare il nostro amico itemGetter, dicendo di prendere l'elemento, il secondo elemento, e ovviamente reverse uguale true. Vediamo un po' se è vero. Abbiamo dei numeri che decrescono. Quindi questo potrebbe essere il valore di ritorno. Quindi abbiamo un dizionario che contiene delle frequenze. Trasformiamo il dizionario in lista e lo ordiniamo per valore, per il valore che è il secondo campo della tupla degli items. E quindi possiamo avere uguale, e questo devo semplicemente stamparlo in modo decente, for autista in saliti print f, quindi avrò il nome dell'autista, che è nome di autista di 0. In questo caso autista qua è la singola riga, non è tanto bello come nome autista, è la singola riga. Perché nome non gli piace? Si chiamava nomi. E poi avrò il valore autista di 1. Eccoli qua. Giacobbe, Danilo, Ida, Emiliana, che sono sbagliati. Ma no, sono giusti. Li ricordavo diversi. Ok, invece sono giusti. Fino a Silvio Cabibbo con 87. Quindi questo è alla fine l'ultima parte. Diciamo che questo è proprio perché era un po', diciamo così, rognoso nei dettagli, è saltato fuori più lungo rispetto ai programmi che normalmente cerchiamo di dare, no? Che cercheremo anche di dare tra qualche settimana. Domande? Ok, dai, qua.
quarto d'ora di pausa, così ci riprendiamo un attimo il cervello.